Ragazzi, si sono conclusi i calendari di Serie A della 2018-2019. Si apre con la Juventus che affronterà a Verona il Chievo Verona. Poi la seconda giornata sarà subito Juventus-Lazio all'Allianz Stadium. Partita molto ostica per la Juventus. Poi alla terza giornata la Juventus affronterà in casa del Parma, Tardini c'era Parma-Juventus. Alla quarta giornata la Juventus giocherà in casa contro il Sassuolo. Alla quinta giornata ci sarà Frosinone-Juventus, partita molto bella. Poi la Juventus alla sesta giocherà Juventus Bologna. Eccolo qua, finalmente c'è un matteo bellissimo. Juventus Napoli sarà il 30 settembre alle ore 15, per non essere sotto Juventus Napoli. E poi c'era anche il derby romano Roma-Lazio, che cioè il Napoli lo beccheremo in casa. Bellissima partita che aspettavo. La sesta giornata. Poi ci sarà l'ottava, la settima, Udinese-Juventus. Nona giornata, Juventus-Genoa. Settimo ho detto ci sarà il Tsunami, sì, l'ottava. Alla nona ci sarà il derby di Milano Inter Milan e la Juventus affronterà il Genoa alla nona di questa alla nona. Alla decima la Juventus scenderà a Empoli. Sì, a Empoli. La undicesima affronterà il Cagliari. Alla dodicesima ci sarà il derby con Milan, Milan-Juventus, alla dodicesima e sarà l'11 novembre. Alla tredicesima spicca Lazio-Milan su tutte e la Juventus affronterà lo Spal. Alla quattordicesima Roma-Inter spicca su tutte. Fiorentina Juventus, ecco qua. Il 9 dicembre ci sarà il derby d'Italia, Juventus Inter. Il derby delle Mole, ci sarà Torino Juventus. Alla 17ª Juventus Roma. Alla 18ª l'Atalanta giocherà, Juventus giocherà con l'Atalanta. Poi alla 19ª c'è Juventus-Sampdoria. Ecco qua il fine del calendario. Scusate se ho saltato alcune pagine, ma qua non me ne sta dando tutti i risultati. Spero che il video vi sia piaciuto, vi piacerà e mi dite qual è la partita più difficile, la partita che volete, che aspettate con ansia. Io aspetto con ansia la partita con Napoli e con l'Inter. Si sa, le nostre rivali, ok? Il calendario è finito, aspettiamo il calendario di Champions League, fino alla fine, forse io, e scusate che per adesso sono pochissimo attivo, purtroppo ho problemi, ok? E spero che questo video non è perfetto, ma vi sia piaciuto, ciao ragazzi.